Chou non sono fatti per dare alle donne un'aura di ricchezza, ma per renderle belle, diceva la celeberrima Coco Chanel. Che sia vero o meno, i gioielli rivestono un ruolo fondamentale nella vita delle donne, spesso delineandone il carattere o l'umore molto più di un vestito o una borsa. È stato questo il filo conduttore di una serata tutta dedicata a collane, bracciali, orecchini e anelli che si è tenuta a Make Art di Bisceglie, un locale completamente arredato adottando la filosofia del riciclo, dove si può scorgere una lampada in un tubo di acciaio o un cavalluccio di legno che fa compagnia durante la lettura di un libro. Una stanza fatta di ricordi e idee geniali, il luogo ideale dove scambiare quattro chiacchiere sull'ultimo film in uscita, su una fotografia o sull'intreccio narrativo di un libro. Il concetto di base nel progetto di questo locale è essenzialmente il recupero, upcycling, un recupero intelligente, tant'è vero che tutto ciò che vedete qui sono oggetti che hanno ripreso vita. È un po' l'idea di rivitalizzare il centro storico, quindi recuperare una parte che è la porta di Bisceglie, e la stessa filosofia è stata portata anche all'interno di questo locale utilizzando banconi dismessi, sgabelli che appartenevano a aziende ormai in disuso, cercando quindi di dar vita a tutti quegli oggetti che non avevano più senso. Infatti abbiamo lampadari utilizzando parabole vecchie con lampade, altri oggetti che sono stati ripresi cercando nei vari mercatini locali. E ancora incontri letterari, conversazioni con gli autori e aperitivi, storie da bere. Un programma fitto anche grazie alla collaborazione con l'associazione culturale Made in Blue. Storie da bere perché portiamo dei libri all'interno di questo locale che non è un bar, non è una galleria d'arte, non è un luogo per concerti, eppure si fanno concerti, si fanno mostre, si fanno presentazioni di libri e si organizzano tanti eventi diversi. Durante la serata dedicata ai bijou è stato presentato il libro Il gioiello tra arte, moda e cultura di Tiziana Anna Piscitelli e Francesca Barile, affiancate da Rosalia Chiarappa che ha presentato la sua nuova collezione estiva di gioielli realizzati a mano per RNC Bijou, tutta dedicata al mare. Questo libro nasce dall'idea di racchiudere le motivazioni che spingono le persone, sia uomini che donne naturalmente, a indossare un gioiello. Il libro è un collettaneo, pertanto ha raccolto una serie di contributi che vanno dal critico di cinema al sociologo, anche naturalmente all'antropologo, oltre che allo storico, anche con un'attenzione particolare all'aspetto più scientifico, quindi più da gemmologo del gioiello. Nel libro Il gioiello tra arte, moda e cultura io mi occupo della sezione cinema. Diciamo che ho voluto declinare questa sezione occupandomi di alcuni film fra i più celebri e anche i meno celebri che abbiano affrontato il tema del gioiello in diverse maniere. In poche pagine ovviamente ho dovuto affrontare una tematica ben ampia perché secondo me forse parlare di cinema e gioielli ci sarebbe voluto un libro intero. Nella raccolta di saggi il gioiello viene guardato non solo da un punto di vista storico-artistico ma anche filosofico, antropologico, per arrivare al racconto umano, alla letteratura e al cinema, entrando senza troppi giri anche nel merito degli aspetti più tecnico-commerciali. Oggetto di desiderio, seduzione, potere, stile, il gioiello si carica di significati personali ma anche sociali e culturali.